Ciao mamma. Ciao tesoro. Ciao papà. Ciao, sono Richard. Adam. Lui è Adam, tuo figlio, ti ricordi? Adam. Salve! Qual è la grande notizia? Rachel è incinta? No, mamma. Dopo te lo dico, ok? Ok, ok. So che fai sesso protetto. Oh, devi fare qualcosa per tutto questo. Per cosa? Chiama il padrone di casa, l'intonaco viene via. È a posto. Dammi il suo numero, lo chiamerò. D'accordo, io. D'accordo, te lo darò. Ciao. Ciao. È nuovo. Oh, sì, l'ha fatto Rachel, si chiama oppressione. No, liberazione. È vero, questo è liberazione, sì. Oppressione è... Il bagno. Il bagno. Carino. Molto. Grazie. Tesoro, le tue pillole. Tieni. Allora, qual è l'occasione speciale? Io voglio dirti una cosa, ma... ho bisogno che tu mi prometta che manterrai la calma. Oh, Adam, non essere così melodrammatico. Mamma, tu promettimelo, ok? Va bene, te lo prometto. Mi fai passare sempre come una nevrotica irrazionale. Ok. Hai mai visto voglia di tenerezza? Mm-hmm. Santo cielo, Adam, diglielo. Dirmi cosa? Io ho il cancro. Cosa significa il cancro? Che ho il cancro, cosa... cosa vuoi che ti dica? Quando l'hai saputo, Adam? Un paio di giorni fa. Un paio di giorni fa? Hai aspettato un paio di giorni per dirmelo? Mi dispiace. Hai ragione. Tesoro. Io mi trasferisco qui. Cosa? No. No, mamma. Sono no, mi tua madre, Adam. Sì, appunto, è questo il motivo. E senti, hai già abbastanza da fare con chi papà. Chi ti accompagnerà agli appuntamenti con i medici? Non guidi nemmeno la macchina. Chi si prenderà cura di te? Io mi prenderò cura di lui. Mamma, mamma, mamma! Cosa fai? Ti voglio preparare del tè verde. Per favore, torniamo di là. Dai, torniamo a tavola. In un programma televisivo ho sentito che può ridurre il rischio del cancro del 15%. Beh... io ho già il cancro, quindi potresti... ti prego, vieni, andiamo.